Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi condivido con voi la mia personale esperienza con questo nuovo microfono, l'ennesimo microfono che troverete sul mio canale, che in questo caso è il Comica Vimo SUC, naturalmente nome molto molto facile da ricordarsi, con l'attacco USB di tipo C. Naturalmente esiste anche la versione con l'attacco Lightning, e vi dico, dopo che l'ho provato vi posso dire che forse ho trovato, dopo tanti microfoni che ho provato, forse ho trovato il microfono che stavo cercando. E quando ho provato a sentire i test non pensavo di poterlo trovare. Però se volete sapere il perché sto dicendo questo, il perché dico che forse ho trovato il microfono giusto, beh, non potete fare altro che seguirmi anche dopo la sigla. Allora, il primo, adesso sto facendo il test in distanza, quindi mi proverò ad allontanare per farvi capire appunto come funziona il microfono in distanza, se ha dei problemi o no, se si interrompe la comunicazione tra trasmettitore e ricevitore, e con uno ostacolo in mezzo, anche più di uno, per esempio, diciamo che c'è anche un po' di erba e un po' di siepe, e dare problemi oppure no. Questo microfono è dichiarato dall'azienda che arriva fino a 200 metri di distanza e senza interferenze in mezzo, quindi vediamo allontanandoci appunto come funziona. Quindi adesso mi sto allontanando, sto provando ad allontanarmi dal ricevitore, sto andando lontano, ora mi girerò di spalle, quindi mi metterò io come ostacolo tra trasmettitore e ricevitore, vediamo appunto come lavora in distanza il trasmettitore con il ricevitore, se funziona bene oppure no. Ora sto allontanando, mi sono qua, vedete, sono qua, sto sbracciando così, mi sto sbracciando, quindi questo per capire, sono già molto molto distante, sto provando ad andare ancora più lontano ancora, adesso sono già qua che vi dico che sarò già sui 10 metri, quindi veramente tanta distanza, tanta. Penso che raramente un content creator possa arrivare a questa distanza, perché penso che una distanza media ottima sia tra i 5-6 metri di distanza massimo, quindi secondo me va già bene come test in distanza. Quindi questo è il test in distanza con un ostacolo o anche più di un ostacolo tra trasmettitore e ricevitore in questo Vimo S, quindi vedremo se appunto il trasmettitore e ricevitore hanno avuto interferenze e si è interrotto il segnale in distanza. Interrompo momentaneamente i test per far vedere da vicino il trasmettitore, il ricevitore, il case e dire cosa c'è in confezione. Naturalmente in confezione cosa avremo? Capo di ricarica USB tipo C, istruzioni, e anche all'interno i dead cut, quindi quelli per montare sui trasmettitori in caso di forte vento. Però ora passiamo alla ciccia, ovvero questa qua è la confezione molto molto bella, perché vedete che c'è questa plastica trasparente che fa vedere appunto cosa c'è dentro al case. Il case molto compatto, perché questo qua ragazzi è la grandezza del case, quindi veramente compattissimo veramente, e lo adoro in questo. Poi naturalmente l'apertura, che è in questo caso qua, così, ecco, ha due magneti qua, vedete qua, ha due magneti, quindi quando andrete a chiuderla non daranno assolutamente, cadranno, e sono molto molto forti. Poi ingresso per la USB tipo C per quanto riguarda ricaricarla, naturalmente quando andrete a metterla in carica il LED, quello che è posto qua sotto, vedete quel pallino qua che è il LED che indica quanto è scarico, cioè sarà rosso se è sotto a una certa soglia, altrimenti diventerà blu quando è completamente carico. Naturalmente poi troviamo anche la possibilità di cliccandolo andare a vedere se i nostri trasmettitori sono carichi al massimo e quanta energia rimane al nostro case di autonomia. Naturalmente poi abbiamo anche la possibilità di avere l'ingresso, questo qua, che praticamente estraendolo, vedete che lo estraiamo, e questo qua è il ricevitore, quindi praticamente questo qua è quello che va collegato naturalmente al USB tipo C, quindi iPhone 15, 15 Pro e tutti gli Android. Naturalmente su Amazon, che vi lascio qua sotto il link in descrizione, c'è anche quello con l'attacco Lightning, e questo è la rotellina, ragazzi, veramente guarda soltanto il design, che a me piace tantissimo perché è minimale, però è veramente originalissimo. Questo qua è la rotellina per regolare il volume, quindi voi potrete regolare il volume del vostro microfono ancora prima di andare a registrare, quindi se volete avere un audio già pronto e col volume già pronto quando andrete a editare il video, questo è la rotella per regolare il volume. Poi troviamo i due quindi i due leddini che si illumineranno quando andremo ad accendere o a spegnere il nostro trasmettitore, quindi uno o due, e qua invece abbiamo la modalità mono e la modalità stereo, quindi se noi andremo a registrare in mono automaticamente i due trasmettitori registreranno in mono, quindi sulla stessa traccia audio, mentre se in modalità stereo ogni trasmettitore che avremo acceso andrà a registrare una traccia audio separata, in modo tale che noi potremo andare a lavorare
fare meglio imposta editing qualora la persona che sta parlando con noi di un trasmettitore abbia la voce più alta, possiamo andare a ridurla e a calibrarle. Qui invece questo qua è il pallino, vedete questo qua, se non so se si vede con l'iPhone, prende il pallino che ci indica quando sono accesi, quindi si illuminerà di blu, e invece quando si illuminerà di rosso vuol dire che noi avremo silenziato i nostri trasmettitori, mentre c'è in modalità blu, si accenderà in verde e poi vi farò vedere come, vorrà dire che avremo attivato la modalità Noise Reduction. Poi qua abbiamo praticamente l'ingresso per quanto riguarda sia ricaricare il nostro dispositivo, quindi potete caricare il vostro smartphone mentre state facendo il video, o anche collegare delle cuffie con l'attacco USB tipo C per sentire in tempo reale l'audio se è corretto oppure no. E per metterlo via basterà semplicemente mettere un apparecchio magnetico, quindi si attaccherà, fa fantastico. Poi, una volta che abbiamo fatto vedere, diciamo, la parte esterna, adesso trovo l'apertura, vi faccio vedere l'interno. Aprendo il cofanetto, automaticamente si accenderà il display che ci indicherà naturalmente la batteria rimanente del case e se i nostri trasmettitori sono carichi oppure no. Io adesso andrò praticamente a estrarre un trasmettitore e vedete che prende il trasmettitore, si va a praticamente collegare strampeggiando in blu. Cosa vuol dire? Che sta cercando di trovare il ricevitore per collegarsi correttamente. Quando noi andremo a collegare al nostro dispositivo, automaticamente si accenderà di blu fisso, quindi vuol dire che ha effettuato correttamente il pairing. È molto belli, veramente molto belli. Un po' il fatto della plastica lucida che trattiene un po' di date, ma cose da niente. Attacco per quanto riguarda la clipettina, e questo qua è il tasto che serve per andare a mettere in muto il nostro trasmettitore o andare a attivare o disattivare la modalità noise reduction. E capsula auricolare con tanto di naturalmente gatto morto in confezione per da montare in caso di forte vento, e diciamo è basta. Avanti, qua ci sono i pin e vi dico soltanto che non potrete, diciamo, portare con voi soltanto i trasmettitori e i ricevitori, perché non hanno, vedete che non hanno un ingresso USB tipo C per ricaricare le parti, ma dovrete per forza portare il case. Però essendo che il case è così grande, naturalmente vi poco importa, perché non vi cambia assolutamente niente. Una volta che avrete acceso naturalmente avrete estratto naturalmente il ricevitore, ora ve lo voglio estrarre e lo collego in diretta per farvi vedere quando si connette. Praticamente, ecco, vedete che così in questo è connesso perché il pallino, il LED si è illuminato fisso di blu, e naturalmente qua sul mio trasmettitore, il ricevitore, ho il pallino blu fisso illuminato, compreso anche quale dei microfoni ho, diciamo, è collegato correttamente al mio ricevitore. Andando a cliccare volta tornerà in modalità, diciamo, registrazione, tenendolo premuto per circa 2 secondi, vedete che diventerà verde il pallino, quindi vuol dire che in modalità Noise Reduction attivata, e premendolo per altri 2 secondi automaticamente torno alla modalità precedente. Quindi dopo vi farò vedere anche i test quando la modalità Noise Reduction è attivata, disattivata e quant'altro. Bene, dopo che avete visto la panoramica e le clip in prova in distanza, ora vi dirò brevemente le cose che mi sono piaciute e non mi sono piaciute, e le conclusioni finali, quindi se ve lo consiglio oppure no. Questa, diciamo che tutte le clip finali sono fatte direttamente con il microfono collegato in una stanza chiusa, quindi avrete anche la possibilità di capire in una stanza chiusa e per vedere l'umore come assorbe la voce. Per ora vi faccio una prima di passare alle conclusioni finali, vi faccio vedere una cosa e ditemi e provate a pensare cos'è che vedete e che sentite, che tra l'altro è un difetto che in molti microfoni ha, e questo non l'ho trovato come difetto. Questo è il test del comica in modalità Noise Reduction attivata vicino a una folte molto rumorosa e costante. Solitamente questo è un test molto molto esterno che faccio io, che però difficilmente troverete in un contesto urbano o in una fiera dove ci sono dei rumori forti, ma che si possono attenuare. Vediamo se in modalità Noise Reduction attivata il microfono va a tagliare molto la voce e la va a comprimere troppo. Quindi questo è il test audio in modalità Noise Reduction del comica vicino a questa fonte molto rumorosa e costante. Visto? Cioè, io vi ho proposto una clip dove io sono stato vicino a una fonte molto rumorosa, che è quella di solitamente è il mio test più estremo, perché è una macchina che fa un rumore infernale, e di solito in tutti i microfoni, con la riduzione del rumore incorporata, come ormai c'erano quasi tutti, anche quelli economici, tipo questo, solitamente la modalità riduzione del rumore va a tagliare molto la voce e a interrompere, cioè sentite appunto che la voce è interrotta perché naturalmente va a tagliare troppe frequenze. Ragazzi, questo è il primo microfono che provo naturalmente di fascia economica,
storica, perché se parliamo del DJI, del Saramonic e di altri, logicamente è normale che abbiano una riduzione del rumore superiore, ma questo è il primo microfono che provo economico che la riduzione del rumore non taglia la voce. Ragazzi, non taglia la voce, è il primo microfono che provo che non taglia la voce, quindi plauso alla Comica perché ce l'ha fatta a fare un microfono veramente ottimo, perché in condizioni di forte rumore, quindi anche fiera o comunque quando siete in zone cittadine, quindi dove il rumore aumenta di più rispetto alla campagna, potrete tranquillamente o farlo in post-produzione, ma vi ripeto, la clip che avete visto non l'ho fatta in post-produzione, io non l'ho fatta, l'ho fatta solo esclusivamente con la riduzione del rumore, quindi non ho, poi in editing non ho tolto il rumore di fondo, ma l'ho tolto tramite il microfono e non ha tagliato la voce, quindi plauso alla Comica perché è veramente il primo microfono economico che trovo che non taglia la voce con la riduzione del rumore, quindi finalmente l'ho trovato. Però quali sono le cose che non mi sono andate giù, diciamo quelle che ho trovato difetti? Allora, è la prima volta che non ho trovato difetti grossi a livello di audio. Cioè, l'audio comunque vale, avete visto anche voi, non è il miglior audio del mondo, perché ci sono microfoni che assorbono molto meglio l'audio, il dettaglio della voce, però comunque un buon audio. E le cose che io proprio ho notato è questa. Prima di tutto, il coperchio del case è infatti in plastica lucida e, ragazzi, trattiene una bottola di tate. Cioè, veramente tu lo guardi, ce lo guardi e trattiene di tate, cioè senza che tu lo tocchi. In più non è, cioè c'è la calamita, però la calamita si vede che non è ben stabile, quindi si vede che la costruzione un po' traballa, quindi non è il massimo. È vero che lo andate a pagare 110 euro, però forse mettere un case, non dico, forse mettere un case opaco sarebbe stato meglio, però è vero che se col case opaco non si poteva vedere direttamente in temporale in qualsiasi momento la caricamento sia di trasmettitore che del case, quindi in quello effettivamente è stato ottimo, però diciamo che la costruzione del case non è il massimo, però per 110 euro uno può anche accettarla, perché dice basta che il microfono funzioni, poi il coperchio si può anche fare a meno. Comunque devo essere sincero che anche il calamite è fatto molto bene, quindi in quello compensa molto. Un'altra cosa che non mi è piaciuta molto, ma questo non è un difetto grosso, io metto nei difetti, però veramente una cosa che non mi è piaciuta molto, è il fatto che si può regolare il volume dal ricevitore, quindi aumentare e diminuire il volume che assorberà appunto il trasmettitore, però non c'è di fatto, non ci sono dei LED che indicano a che volume è, quindi 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4 per dire. Quindi dovete ruotare la manopola e il fatto che se ci picchiate contro dovrete reimpostarla come l'avevate impostata prima. Quindi forse è vero che non può andare a scatti, però forse averci messo di fianco 4 LED o 3 LED per indicare a che livello dell'audio del trasmettitore sarebbe stato meglio, perché era un aiuto in più. Però vi dico, essendo che avete già la manopola, una volta che se voi la mettete sempre al massimo, perché così avete l'audio comunque alto, poi lo andate a ridurre in post-produzione, o comunque sapete che solitamente lo utilizzate sempre a metà o al minimo, però è un difetto che io ho riscontrato. Ma quindi io ve lo posso consigliare, allora ragazzi, 110 euro su Amazon, link in descrizione come al solito. Cosa posso dirvi? Ho trovato il microfono perfetto di fatto, cioè non è perfetto perché comunque ha tutte le feature del mondo, non è perfetto perché ha il migliore, però provate a pensarci bene, 110 euro avete riduzione del rumore che non taglia la voce e la esalta. E comunque solo dei rumori intorno, certo, logicamente se avete di fianco un trattore è difficile che lo ve lo possa eliminare come avete visto nella clip di prova, però avete già una riduzione del rumore che non taglia la voce, che è già quello, secondo me, il da pagare solo per quello. Audio veramente di ottima qualità, anzi media alta qualità direi io come cosa. E due trasmettitori, ricevitore, la possibilità di regolare il volume direttamente dal ricevitore. Una distanza comunque valida, parliamo di 600 metri, quindi siamo già molto molto avanti. La possibilità di collegare e di caricare contemporaneamente lo smartphone e insieme ascoltare direttamente l'audio del vostro video, cosa che in pochissimi offrono. Un case che a mio avviso è fatto benissimo, perché è piccolo, compatto, vi fa vedere quanta carica ha, e in più il ricevitore è attaccato magneticamente, quindi non avete il problema di avere un case enorme per averci dentro sia il trasmettitore che il ricevitore. Quindi, se volete avere un microfono che ha un costo molto accessibile, perché ragazzi parliamo di 110 euro, quindi un costo veramente irrisorio, vi offre una qualità medio-alta dell'audio, la possibilità di regolare il volume, cosa che non è detto che in tutti i microfoni abbiano, una riduzione del rumore che non taglia la voce e la mette a risalto, che già senza dead cut la voce catturata sia già di ottima qualità e non sente troppo il vento, questo ragazzi per me
è un best buy assoluto per me. È vero, dei difetti che ve l'ho elencato, però non sono dei difetti che sono più nelle piccolezze, più delle piccolezze da sistemare, che non incidono sull'utilizzo finale, secondo me. E quindi vi dico, ragazzi, per me questo è un best buy, ed è il microfono che, se uno vuole avere migliorato l'audio del proprio smartphone, in questo, ragazzi, è il microfono che fa per voi. Io non è che ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, perché migliorerete l'audio senza del vostro smartphone e potrete fare riprese da lontano senza spenderci un capitale. Quindi complimenti Comica, veramente complimenti, perché mi ha lasciato bocca aperta. Non ci davo un centesimo questo microfono, letteralmente. Pensavo fosse uno dei tanti microfoni che mi ero detto sicuramente la riduzione del rumore, tagliare le frequenze, sicuramente non sarà valido. Invece io avevo già provato i microfoni della Comica e lo trovate naturalmente all'interno del mio canale e nelle playlist dei microfoni, che mi aveva stupito perché era quasi un best buy, perché mancavano qualche piccolezza. Ma questo, ragazzi, è un microfono che la Comica ha migliorato letteralmente, è andata a migliorare i difetti che aveva nei precedenti. Quindi complimenti Comica, e assolutamente consigliato, perché vi migliorerà tantissimo l'audio. E alla fine di questo mio video, e spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Grazie per il tempo che mi avete concesso, e rimanete sintonizzati per i prossimi video.